il grado. Innanzitutto diciamo che rispetto la COP di Glasgow ha diciamo posto fine al grosso delle domande che fa De Manzoni. In che senso? Perché, Nel senso che oggi fra COP, fra G20 e COP di Glasgow la posizione di dire non sappiamo quanto è importante il mutamento climatico non è presa più da nessun paese del mondo, anche quelli. Non è poco, No. Perché la direzione, cioè la finanza, l'economia si muovono anche sulla base delle previsioni e delle si stanno muovendo in quella direzione green. Diciamo, anche sì. Paesi che rivendicano uno spazio di inquinamento, mettiamolo così, non negano l'esistenza del problema. Poi dopodiché io penso che bisogna l'idea, adesso Greta fa il suo mestiere e spero che continui a farlo, questa generazione eccetera, gli ambientalisti fanno il loro mestiere, ma l'idea che ci sia un vertice in cui all'improvviso tu giri la chiavetta e cambia il mondo è un'idea ingenua. Nel senso che sono paesi molto importanti, molto forti, ci sono società, economie che devono mettersi in marcia. Sì. Voglio fare un solo esempio. L'India emette meno della metà della CO2 della Cina. Sto parlando delle emissioni pro capite, perché sono due paesi da un miliardo e 400 milioni di abitanti, quindi paesi enormi. Però con una industrializzazione ben diversa tra l'uno e l'altro. Un cinese oggi emette più di un italiano. Non so se è più della media europea, ma sicuramente più di un italiano e meno della metà di un americano. Quindi sono situazioni molto differenti fra di loro che vanno tenute in conto, per non parlare dei paesi che sono ancora più indietro e più poveri. Io sono per la posizione saggiamente espressa da Sottocorona. Preferisco vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma non perché manchino risultati importanti. Per esempio questi sono risultati molto importanti, come lo sono quelli sulla deforestazione. Come lo sono, ma chi controlla, per esempio, la domanda è chi controlla lo stop alla deforestazione? Beh, c'è uno degli elementi dell'accordo è che si stabilirà nella prossima COP i meccanismi di controllo per verificare diciamo questo processo. Poi diciamo banalmente si controlla con i satelliti, voglio dire, no? Se vuoi ce la fai. E ovviamente rispetto alle cose che venivano dette, qua ci sono migliaia di scienziati che stanno lavorando da tanto tempo. C'è un altro elemento che voglio chiedere a Ermete Realacci, cioè